Turno di Champions ci lascia le luci di Inter e Napoli, l'ombra cupa della Juventus e l'amarezza del Milan, ma è il tempo in cui il mercato non è affatto fermo, perché in questa fase sono i rinnovi a dettare i tempi del lavoro dei manager, perché il Milan sicuramente è molto attivo su Leao, l'Inter dovrà muoversi a breve per Skriniar. E poi ci sono i rinnovi di Cristante con la Roma, vedremo cosa accadrà anche per gli altri grandi giocatori del Giro Azzurro, ma entriamo nel merito della vicenda di Rafael Leao, il giocatore dalla clausola più alta in questo momento in Italia, ben 150 milioni di euro. Ebbene, come vi ha anticipato oggi Carlo Pellegatti, la Gazzetta ha riportato in un mio articolo con Alessandra Cozzini gli aggiornamenti sulla trattativa per l'attaccante portoghese. Il Milan sostanzialmente cambia strategia, invece di alzare lo stipendio, o meglio lo alza in maniera contenuta a 5 milioni, si rende disponibile a sanare il contenzioso di Rafael con lo Sporting Lisbona. E lui, o meglio, il suo avvocato, il misterioso avvocato parigino atteso per martedì in via Aldo Rossi, accetterà questa proposta? E questo è l'interrogativo di una vicenda che, ricordiamolo, ha avuto già dei momenti di tensione, perché ad agosto c'era stata un'offerta importante del Chelsea, un'offerta intorno ai 120 milioni di euro. Ora c'erano degli scambi tecnici, comunque sia Maldini e Massara hanno detto in maniera netta no. Il giocatore anche lui ha assecondato il Milan, però questa è una situazione strana in cui bisogna avere il senso pratico per capire che o questa vicenda si risolve prima della partenza del Mondiale e quindi questo incontro dell'inizio della prossima settimana sarà risolutivo, ce ne sarà un altro immediatamente dopo per andare a definire i dettagli e quindi portare a questo prolungamento per 5 anni, oppure in un rinvio sarebbe fatale, e questo bisogna metterlo nel conto. Ecco perché la direttura di Leao, che in questi mesi ha sempre assecondato il Milan, ma di fatto i suoi rappresentanti si sono mossi per precostituire anche piste alternative, perché oltre al Chelsea si parla molto del PSG, e proprio in queste ore c'è stata una fuga di notizie, guarda caso spagnola, che ha parlato di una crisi di Mbappé con il club parigino. È stata prontamente smentita, e comunque anche tecnicamente il possibile ingresso in scena del club della proprietà catariota è da mettere nel conto, eventualmente solo in funzione di un addio a Neymar, l'attaccante brasiliano che ormai ha una certa età e forse ha consumato la sua esperienza francese. Vedremo, però Milan fa bene a essere molto attento per cercare di chiudere questa pratica in tempi brevi, brevissimi, e per evitare pericoli che comunque sono ancora concreti e che non vanno sottovalutati. Comunque, questa mossa di Maldini e Massara appare molto risoluta, e questa è la conferma di come il Milan punti ad avere una squadra ambiziosa, nonostante questo doppio passo falso col Chelsea, caratterizzato evidentemente dagli errori arbitrali. Questo però è un altro argomento. La realtà è che il Milan comunque, va dato atto, si è mosso in questi anni sempre per dare un futuro alla rosa di Pioli, e in quest'ottica vanno lette anche le recenti dichiarazioni di Paolo Maldini, che ha ribadito la fiducia nell'allenatore parmigiano. Non è da escludere che a breve si riparli anche di un suo rinnovo. Vedremo, questa è un'opportunità, ma il presente è indubbiamente
Rafael Leão e questo rinnovo di contratto importante che è l'attualità. Non c'è che dire, questo 3-3 al Camp Nou è una boccata d'ossigeno per l'Inter in tutti i sensi, perché bisogna tornare indietro di qualche giorno. La sconfitta interna con la Roma aveva fatto sprofondare nel baratro l'umore di tutto il mondo nerazzurro e anche le quotazioni di Simone Inzaghi. Invece adesso è tornato il sereno, perché ormai la qualificazione agli ottavi è una vera boccata d'ossigeno, non solo tecnica, perché per questa Inter assetata di finanze deve essere considerato importante il bonus di almeno 20 milioni di euro per il passaggio del turno. E veniamo al dunque. Questa liquidità all'orizzonte aiuterà Marotta ad alzare l'offerta per Milan Skriniar? L'appuntamento è stato già preso, è imminente l'incontro con gli agenti del difensore slovacco, che ricordiamolo, ad agosto è stato ad un passo dal PSG. O meglio, l'Inter ha rifiutato un'offerta che con i bonus toccava i 60 milioni di euro. Ora però il contratto di Skriniar è in scadenza tra poco più di 8 mesi, virtualmente al 1 gennaio il giocatore può firmare con chi meglio ritiene. Ecco perché questo tentativo dell'Inter di fargli prolungare il contratto diventa per certi versi disperato. Perché? Perché dietro l'angolo Skriniar ha un'offerta da 9 milioni netti del PSG e l'Inter in questo momento ha un tetto salariale che non può superare i 6 milioni, i 6 milioni e mezzo, guarda caso i soldi ottenuti da Lautaro Martinez. E quindi verrà fatta un'eccezione per Skriniar? Si proverà a tentare di convincerlo a restare per altri 4 anni, 5 anni? Qualcuno parla addirittura di una soluzione ponte, ma secondo gli umori del suo entourage questa ipotesi da escludere a priori. Vedremo. Sicuramente Skriniar finora ha dimostrato lealtà, anche in campo non si è risparmiato, da professionista sta dando tutto per l'Inter e questo è un segnale di garanzia, un segnale ottimistico, però bisogna essere realisti, perché l'Inter deve gestire la questione dei rinnovi con una cautela superiore alla media, perché tanto per fare un paragone, il Milan in questi anni si è permesso il lusso di far partire dei giocatori a scadenza di contratto perché comunque ha investito sui giovani e aveva dei costi di esercizio sicuramente limitati. Invece l'Inter, per guardare al futuro, deve vendere i suoi gioielli e per venderli deve averli legati a lungo tempo, perché a breve potrebbe esserci anche il problema di Bastoni, che è in scadenza nel 2024, un altro gioiello, e Barella è sicuro di rimanere. Insomma, le spine per l'Inter non mancano. Quella da togliere per prima, però, è quella di Skriniar, la più urgente. Il disastro di Haifa è la prova che la Juventus è in un momento nerissimo. In questa fase addirittura c'è il rischio che l'ambiente si rompa. Ecco perché Andrea Agnelli è sceso in campo in maniera risoluta, ha protetto Massimiliano Allegri, è diventato l'obiettivo principale delle critiche. E questo è un passaggio fondamentale per dare forza all'allenatore e soprattutto mettere in discussione il lavoro di un gruppo di lavoro, quello di tutti i manager, che in questi mesi ha supportato relativamente il tecnico livornese. Quindi la decisione del vertice seguito alla sconfitta di Milano ha chiarito che occorrono rinforzi importanti. Da qui la scelta di andare dritti su Sergej Milinkovic-Savic, il centrocampista della Lazio, il nazionale serbo, il mago degli assist, che sicuramente Lotito non vuole farsi sfuggire di mano, soprattutto se questo dovesse avvenire a gennaio. Però anche Milinkovic-Savic ha il contratto in scadenza nel 2024. Anche lui sinora è stato molto fedele alla causa, però va letto il suo pensiero, la sua volontà, un po' come è avvenuto un anno scorso
per Dusan Vlahovic a Firenze. Lodito in questa fase ha già mostrato le unghie, ha dichiarato che occorrono 120 milioni se qualcuno vuole portarli via a Milinkovic-Savic. Evidentemente è una cifra fuori mercato, non va mai dimenticato che in estate non sono arrivate offerte per lui. Certo, lui è ripartito con grandissime prestazioni e l'interesse della Juventus inevitabilmente ne fa aumentare il valore, però a Torino sono pronti a spenderne 50-60 con i bonus. Siamo solo alle prime schermaglie, perché il tempo per delle decisioni c'è tutto. Nel mezzo c'è anche il mondiale, che Milinkovic-Savic giocherà, guarda caso, al fianco di Dusan Vlahovic e di Filip Kostic, che sicuramente sponsorizzeranno la sua scelta per i bianconeri. Vedremo se questa spinta sarà tale e vincente per staccare Milinkovic-Savic dalla sua attuale squadra. Difficile, molto difficile che ciò avvenga in corsa. Però attenzione alla partita per l'estate, perché comunque la Juve ha puntato i fari sul giocatore serbo anche per evitare che la concorrenza straniera entri in scena, strada facendo, con la possibilità concreta di perderlo. Questo è solo il primo obiettivo, perché le parole di Agnelli indirettamente hanno confermato che alla Juve sono convinti di dover ripartire con forza per il presente e con grande ambizione per il futuro, sul mercato quindi.